per cui questa, che sembra una tendenza, una cosa nuova, e non è altro che ritornare a quello che stavamo facendo prima e forse riconnetterci a quella catena che si era spezzata. Perché esiste, secondo appunto l'estetica giapponese, il wabi-sabi. Wabi-sabi, quindi la bellezza nell'imperfezione. Sì. Principio che forse in Europa per primo è stato portato alla ribalta dalla designer collezionista d'arte Axel Vervoet, belga, che infatti ha fatto queste pubblicazioni bellissime, anche Spirito Wabi. È un'estetica che appunto si rifà a questo tema del naturale, dei colori naturali, dell'imperfezione stessa, perché dobbiamo ricordarci che questi sono tutti oggetti manufatti. Sul tema della tendenza, sì, delle volte me lo chiedo anch'io, dico wow, questa è una tendenza, quanto durerà? Però penso anche che, lo vediamo anche con quello che sta succedendo, no? Sui cambiamenti climatici, su tanti altri aspetti, forse però è anche un tornare, non è tanto una tendenza.